Cominciamo con questi due giovani sposi che vengono dagli Stati Uniti, precisamente da New York, Nicholas Lacetti e Lily Andue Lacetti, i quali sono, per così dire, uniti nella vita privata, ma anche nell'impegno nella loro organizzazione. Nicholas Lacetti è il coordinatore della comunicazione del Centro Kairos per le religioni, i diritti e la giustizia sociale di New York. È una delle organizzazioni nel coordinamento della Poor People's Campaign, a National Call for Moral Revival. Questa organizzazione è nata proprio da Martin Luther King e quindi risale agli anni 60. Nicholas fa parte del gruppo nazionale che si occupa della comunicazione per l'associazione e ha coordinato i mezzi di comunicazione durante i 40 giorni di manifestazione che si sono svolte tra maggio e giugno di quest'anno, e il Centro Balducci faceva parte della rete collegata alla campagna. Loro hanno fatto manifestazioni in tutti gli Stati Uniti. Nicholas è laureato alla Union Theological Seminary e i temi dei suoi studi sono la teologia della liberazione e le religioni popolari. Ho cominciato da lui, avrei dovuto cominciare dalla sua sposa, ma chiedo scusa. Lily frequenta il terzo anno della facoltà di teologia alla Union Theological Seminary di New York e studia storia della Chiesa e spiritualità cristiana. Da sempre è impegnata però nell'arte e fa parte del gruppo che coordina gli aspetti di arte visiva per la Poor People's Campaign su scala nazionale. Questa mattina Lily ha lavorato come animatrice con un gruppo folto di studenti delle scuole medie che hanno preparato dei materiali da portare alla Marcia per la Pace che si terrà ad Assisi il 7 ottobre. A loro la parola. Dialogheranno più che altro durante... And while I have the mic, I'd also... Bene, vorrei ringraziare quindi gli organizzatori per averci invitati, per la loro ospitalità meravigliosa e i volontari che mi hanno aiutata a realizzare il progetto stamattina. Io e Nicholas veniamo dalla città di New York, dove collaboriamo entrambi al Union Theological Seminary e al Centro Kairos. Non sapevo fin dall'inizio che avrei partecipato a dei progetti di giustizia sociale. Ma è difficile, ovviamente, in quel contesto sedersi e non fare niente. Pope Francis ha descritto il problema con l'apatia. Papa Francesco ha denunciato il problema dell'apatia nel mondo. Ed è una delle cose principali per cui noi lottiamo. Ma la campagna per i poveri è anche una fusione, un'unione di varie organizzazioni. È quindi una unione di forze. Che raccolgono persone che sono colpite dalla guerra, dalla violenza, persone che vogliono difendere l'ambiente, che sono contro il razzismo. E quindi cercano di agire insieme, perché l'unione fa la forza, e se non lottiamo insieme rimarremo divisi, separati. Nicholas lavora con il Centro Kairos per la giustizia
la religione e i diritti. Il centro Kairos, con l'organizzazione Repairs of the Breach, riparatori della violazione del reverendo William Barber, fuori dalla North Carolina, lavorano insieme, sono le due organizzazioni principali di questa campagna. Mio marito Nick è anche coordinatore dell'equipe nazionale per i social media e fornisce quindi supporto alla visione totale della campagna, di questa campagna per i poveri. Io lavoro sul fronte culturale a livello nazionale, ma soprattutto nello stato di New York. E quindi lui parlerà nello specifico della campagna nazionale. E poi vi parlerò che come, diciamo, come si articola questo lavoro nello specifico. Thanks, Lily. I think that hopefully I did help with the vision of the campaign to some extent. Grazie, io spero di aver contribuito così a organizzare la visione di questa campagna per i poveri. Una parte di questa visione sì, riguarda proprio il concretizzare quello che aveva detto il Pontefice, la follia della guerra, la giustizia, la dignità di tutta l'umanità, la cura della casa comune, siamo qui oggi a parlare proprio di questo. E poi l'idea della campagna secondo cui bisogna lottare su vari fronti cercando di coalizzare tutte le forze per essere vittoriose in tutti i essere vittoriosi in tutti i settori. Questa campagna per i poveri riprende proprio la campagna che era stata lanciata da Martin Luther King. Forse ricorderete il suo lavoro per i diritti civili e il suo discorso I Have a Dream, io ho un sogno, che appunto era stato molto significativo. Però Martin Luther King aveva organizzato la prima campagna per i poveri nel 68, quindi 50 anni fa, per riunire i poveri degli Stati Uniti al di là delle differenze culturali e razziali, con lo scopo di contrastare la povertà. Anche dopo che Martin Luther King è stato ucciso 50 anni fa, proprio mentre stava organizzando questa campagna per i poveri, la campagna del 68 è andata avanti, è andata a Washington e poi ha messo in piedi qualcosa di veramente significativo per denunciare il dramma della povertà negli Stati Uniti, a Washington, nella capitale. Quindi noi ci siamo ispirati alla visione di Martin Luther King, però la nostra campagna moderna riconosce il bisogno di organizzare di più, organizzarsi più a livello locale e degli Stati Uniti, lavorando su vari fronti, appunto. I principi fondamentali della campagna negli Stati prevede di costruire, di emancipare le persone, portare avanti movimenti nei vari stati che servano da veicolo per un forte movimento morale in tutti gli Stati Uniti, trasformando le strutture morali, economiche e politiche della nostra società in profondità. Quindi noi crediamo che organizzandosi a livello di Stato e a livello locale negli Stati Uniti è molto importante perché il movimento non è dall'alto ma dal basso. Visto che abbiamo parlato di Papa Francesco, circa un anno fa il Papa Francesco aveva convocato a Roma proprio un convegno mondiale di questi movimenti popolari e uno dei miei collaboratori ha proprio in quell'occasione potuto incontrare il Pontefice. Credo che Papa Francesco e tutta la campagna ritenga che dobbiamo costruire forza e potere dalla base, dalle radici, dal basso. A meno che non ci riuniamo a partire dal basso, dai più poveri e dai più vulnerabili, non riusciremo mai ad apportare i cambiamenti nelle società a cui tanto aspiriamo. Quindi solamente unendoci sotto la guida dei poveri globali come classe riusciremo a cambiare le strutture profondamente ingiuste della nostra società e del capitalismo globalizzato.
La citazione di Papa Francesco di cui discutiamo oggi, quindi la follia della guerra, giustizia e dignità per tutta l'umanità e la cura della casa comune nel pianeta, si inserisce perfettamente nella nostra visione di organizzare un movimento unitario su vari fronti di lotta. 50 anni fa Martin Luther King aveva riconosciuto quello che aveva diviso questi, aveva definito questi gemelli siamesi del, in stricati di razzismo, povertà e militarismo. E poi nel 67 aveva scritto un libro in cui aveva detto quanto segue. Adesso dobbiamo comprendere che il male del razzismo, sfruttamento economico e militarismo sono tutti correlati. Uno non può liberarsi dell'uno senza liberarsi prima dell'altro di questi mali. Gesù ha affrontato questo problema della correlazione dei mali un giorno, o forse una notte. E poi era stato chiesto a Gesù: che cosa devo fare per essere salvato? Gesù non si era, diciamo, trovato a confrontare un solo male. Poi ha guardato Nicodemo e poi non ha detto che Nicodemo non devi bere alcolici, non ha detto Nicodemo non devi commettere adulterio oppure non devi mentire, non devi rubare. Lui aveva detto: Nicodemo, devi nascere di nuovo. In altre parole, Nicodemo, tutta la struttura della tua vita deve cambiare. E poi Martin Luther King era andato avanti dicendo: è proprio questo che stiamo cercando di fare in America. Qualcuno deve dire all'America: America, se hai disprezzo per la vita, se sfrutti gli esseri umani, se tratti gli esseri umani come un mezzo per raggiungere un fine, è praticamente uno rende gli esseri umani degli oggetti. E se uno rende le persone degli oggetti, poi vengono sfruttate economicamente. E se uno sfrutta le persone dal punto di vista economico, se uno sfrutta il potere militare per tutelare gli investimenti economici e gli sfruttamenti e lo sfruttamento economico, non va bene. Quindi l'America deve imparare a rinascere. Tutta la struttura dell'American life va cambiata. La nostra campagna di oggi condivide il fatto che tutta la struttura dell'American life deve essere cambiata se vogliamo risolvere questi mali intercorrelati della nostra società. La campagna per i poveri 2018, come quella di Martin Luther King del 68, si è organizzata attorno ai tre mali individuati proprio da Martin Luther King. E i tre mali quali sono? Il razzismo, lo sfruttamento economico e la militarizzazione. Abbiamo aggiunto un quarto, che è quello della distruzione dell'ambiente. I principi della campagna prevedono questo: siamo impegnati per rafforzare la leadership di quelli più colpiti dal razzismo, dalla povertà, dall'economia della guerra e dalla devastazione ecologica, creando unità al di là delle linee che dividono. Esattamente come il Papa Francesco, sappiamo non potremo finire la follia della guerra, non riusciremo a rendere giustizia e dignità a tutta l'umanità e non potremo occuparci di tutto il pianeta e dell'ambiente senza unirci per combattere tutte le divisioni e senza concentrarci sul vissuto di quelli che più soffrono da questi mali, quindi i poveri globalizzati e i più vulnerabili e i più indigenti. Tutti questi mali sono interconnessi, intercorrelati e vanno quindi gestiti insieme. Quindi, utilizzando questo contesto dei quattro mali interconnessi, la campagna per i poveri è diventata quella che noi chiamiamo un movimento di fusione, di unione. Un movimento che prevede di lottare tutto contro, di lottare insieme negli Stati Uniti, tutto ciò che è diverso in termini di razza, genere, geografia, religione, ma anche rendersi conto che bisogna spezzare il nostro isolamento per cercare di contrastare le strutture profondamente ingiuste nella nostra società. E visto che le forze economiche e politiche non sono solo nazionali ma anche globali, sappiamo che non possiamo lavorare da soli. Ecco perché ci chiamiamo movimenti unitari di fusione ed è importante incontrarci anche in eventi come quello odierno.
In pratica, la campagna per i poveri ha messo insieme dei movimenti che lottano per la giustizia ambientale, per l'acqua pulita, in luoghi come Flint, nel Michigan, delle persone senza domicilio e povere nel Pacific Northwest, una lotta per salari equi e diritti salariali nei lavoratori, ad esempio, dell'industria del fast food in America, contro gli oleodotti di combustibili fossili in zone indigene del sud degli Stati Uniti, tipo la Louisiana e il Midwest, per esempio per contrastare l'esclusione dalle elezioni di certe persone per motivi razzisti, e in generale per lottare contro la dipendenza, quasi l'ossessione, dai profitti e la militarizzazione portata avanti da tanti nel mondo. All'interno di questa campagna per i poveri siamo riusciti a mettere insieme popolazione bianca che vive in tendopoli, nelle città più ricche degli Stati Uniti come Seattle, gli americani nativi e anche molti attivisti di colore afroamericani, e poi veterani delle guerre americane in Iraq e Afghanistan. Abbiamo organizzato un movimento di tutti i poveri indigenti in tutti gli Stati Uniti, guidato da quelli che più soffrono delle politiche ingiuste nel nostro paese, oggi come oggi. E nella primavera di quest'anno, diciamo da maggio a giugno, questo ha portato a una campagna di 40 giorni di azioni dirette in strada e nelle città americane, compresa una settimana di occupazione praticamente della capitale Washington. Il mio compito in questa campagna, appunto, era nella comunicazione soprattutto. Ovviamente abbiamo dei social media, dei mezzi di comunicazione per la campagna nazionale, però abbiamo anche una organizzazione digitale a livello di stati, dei tanti stati degli Stati Uniti. Io ho dovuto creare tutti i movimenti di base, dal basso, e le piattaforme di comunicazione per tutti gli stati. Quasi 40 stati abbiamo coperto di tutti quelli che formano gli USA. E nella preparazione di queste settimane di azione abbiamo creato dei gruppi di volontari in tutto il paese, ci siamo incontrati regolarmente per formare specialisti digitali, per usare Facebook, Twitter, Instagram, e per usarli bene e per documentare tutto ciò che nelle campagne veniva fatto. Abbiamo fatto questo lavoro perché riteniamo che il lavoro di comunicazione digitale della campagna deve andare di pari passo con i nostri valori nella campagna nazionale. Quindi, appunto, per denunciare l'ingiustizia della società dobbiamo porci come rete al di là delle divisioni che ci possano essere in un paese. E soprattutto abbiamo detto che i poveri devono far sentire la loro voce, e aumentando quindi la presenza digitale in tutti i vari canali di comunicazione. Non ci si può affidare ai soliti media per far sentire la voce dei poveri e dell'ingiustizia sociale, servono nuovi canali. Forse ieri mi avete sentito già parlare ieri mattina, almeno alcuni di voi. Io avevo spiegato come negli Stati Uniti ci sono almeno 140 milioni di poveri, di persone a basso reddito. E il fatto che ci siano almeno 140 milioni di poveri negli USA è un fatto che il nostro governo non vuole rendere noto, se ne parla poco. Quindi abbiamo sviluppato dei nuovi media, delle piattaforme di comunicazione digitale. Questo è stato necessario affinché i movimenti di base possano finalmente dire e divulgare ciò che accade veramente negli Stati Uniti. Ho detto appunto che la campagna era nazionale, ma era anche a livello di stati degli USA. Quindi lascio la parola nuovamente a Lily, che vi dirà brevemente come abbiamo lavorato negli stati a livello culturale negli USA. È come un terreno di formazione questa campagna. Where we met
ci incontriamo e impariamo varie abilità e possiamo utilizzarle per ognuno dei nostri movimenti a livello separato, distinto, ma anche collettivo. Ad esempio, dalla fine della campagna nella scorsa primavera ho sentito delle canzoni in alcuni movimenti di protesta, ho visto la nostra strategia visiva in alcune iniziative di protesta in vari stati. E anche se la campagna per i poveri non ha sempre successo su tutti i fronti, continuiamo a collaborare insieme per contrastare quindi fenomeni di degrado, di distruzione, di oppressione e violenza. Non è, diciamo, solo finalizzato alla costruzione di una comunità di per sé, ma è una maniera per esprimerci e controllare anche quello che viene detto. Perché quando le notizie parlano di poveri, non usano questo termine, perché non vogliono associare la parola povertà con l'America. La povertà, l'aggettivo povero, è una parola scomoda per loro. E quindi una delle cose che dobbiamo fare è mettere il nostro nome dappertutto e proporre più volte alcune immagini. Le immagini principali della campagna che cerchiamo sempre di trasmettere sono ad esempio queste. La bandiera con il sole levante, la nascita, diciamo, del sole, il sole che sorge su questa bandiera. I temi culturali si dividono in tre gruppi principali. La musica, raccontiamo le nostre storie attraverso le canzoni, riuniamo le persone grazie alle canzoni, alla musica, al movimento. Poi ci sono le arti visive che vedete qui. E poi c'è la squadra, il gruppo documentazione, anche tramite i social media, il modo di scattare delle foto, ad esempio, il modo di pubblicare sui media sociali. Ad esempio, vedete nella foto qui dietro di me, vedete i tre livelli al lavoro, strettamente interconnessi, la foto scattata da uno nella campagna, l'arte visiva e la persona che canta. Ma la maggior parte del mio lavoro comporta una stretta collaborazione, un lavoro di equipe. Ad esempio, nella foto qui dietro di me, abbiamo quindi comunicato i nostri messaggi, li vedete per terra, per lottare per un ambiente più giusto, per una giustizia ambientale. Questo non l'ho fatto da sola, ovviamente. Ho descritto la visione che avevo e poi dei volontari hanno prodotto quest'opera, perché ovviamente non posso farla tutta da sola, non saremo in grado di fare una cosa del genere individualmente. Nella terza settimana della campagna ci siamo concentrati sul problema del militarismo. Questo, diciamo, era il giorno successivo alla giornata commemorativa dei veterani di guerra in America. E lavoravo strettamente nell'organizzazione, nella celebrazione appunto soprattutto dei veterani di guerra che avevano partecipato alle guerre in Iraq. La donna con cui lavoravo aveva servito, diciamo, era stata in Afghanistan più di una volta. Aveva, diciamo, l'impressione che lei e i suoi compagni soldati fossero loro i terroristi.
piangeva descrivendo i posti che aveva visitato, le persone che aveva incontrato, che poi erano state uccise perché avevano parlato con lei. Lei e altri veterani si sono rifiutati di celebrare la morte, diciamo, la perdita di queste vite di soldati americani. E la foto che vedete riguarda un altro stato americano. Hanno scelto, vedete, di coprire delle bare con la bandiera americana. E poi ci sono delle persone sdraiate che rappresentano il fatto che noi celebriamo, diciamo, commemoriamo le vittime, i soldati morti, ma non celebriamo, non commemoriamo le vittime civili, tutti i morti di questa guerra. Lei è determinata a dirigere, diciamo, una parte di questo lavoro, che è quella di dare un peso alle parole e di creare, di favorire il cambiamento con queste parole, con questi slogan che li vedete qui srotolati per terra. Nella terza settimana, quindi, ci siamo riuniti, invece di onorare i soldati morti, abbiamo pregato con una visione laica, diciamo. Non si parlava di cristianità perché c'erano in realtà tutte le religioni presenti. E ci siamo tutti riuniti per pregare insieme, tenendoci per mano e denunciando tutte queste atrocità. Come manifestiamo questa visione? Questo è il nucleo del mio lavoro. E come vedete, diciamo, questo è il prodotto visivo, il prodotto di questa attività. Abbiamo occupato una sala nella capitale Albany dello stato di New York, denunciando il fatto che non vogliamo dare della violenza a questa immagine. Abbiamo parlato delle nostre lotte, da dove veniamo, la nostra origine, la nostra sofferenza. E le persone parlavano e poi deponevano su questa specie di altare degli oggetti. Questo altare è costruito sulla bandiera, diciamo, che rappresenta lo stemma dello stato di Albany, di New York. C'è poi del cibo, ci sono delle candele. Non potevamo in realtà mettere delle candele per motivi di sicurezza, né delle altri oggetti pesanti, e le bandiere intorno alle persone sono i nomi degli stati che gli Stati Uniti stanno attualmente occupando militarmente. E quel corpo che vedete in mezzo rappresenta tutti i morti. È stato quindi un momento di lutto, di tristezza. Era come dire: stiamo seppellendo una persona, ma continuiamo a seppellirne altre. Abbiamo cantato e alla fine della... gli agenti di polizia che mi hanno arrestata ci hanno detto che erano d'accordo con noi, ma stavano solamente facendo il loro lavoro in quel momento. Ok, ho un brevissimo video di alcuni secondi da farvi vedere adesso. So I just want to say that we're not just do-gooders in this campus. We're not just
just do-gooders. This isn't about saving people. This isn't about people quindi, other than ourselves. This is about us. Si parla del prossimo, degli altri, ma gli altri siamo noi. Io sono nata in una buona famiglia e ho visto molti che soffrono di povertà, che sono poveri. Abbiamo tutti oggetti, televisioni a schermo piatto, ma non possiamo permetterci di andare dal medico. I nostri veterani hanno problemi, non hanno casa, a volte soffrono di sindrome da stress post-traumatico. È la guerra dei poveri, cioè mancano servizi medici di assistenza sanitaria negli Stati Uniti, pensate. E questo è il punto di questa campagna, quindi è poter aver diritto all'istruzione, godere dell'arte, fare squadra, fare comunità per poterci salvare, per poter star meglio. E la canzone dice "We're going to set it right again". Metteremo le cose a posto, staremo meglio. Questo è un po' il senso di questo ritornello. Grazie.